Qui è Don Max, voglio salutare Samuele. Ciao Samuele. Buongiorno caro, tutto a posto? Sì, tutto bene, te come stai? Da Tutto bene, tutto bene. paura. Oggi praticamente parliamo di soldato. Soldato di Stefano Sodima. Sì, diamo qualche pillola, qualche opinione, visto che l'abbiamo visto qualche giorno fa. Sì, diciamo che questa è la prima video recensione che facciamo assieme, grazie ai mezzi conferitici da Skype. Quindi faremo questa cosa che vedremo ogni volta, ogni una o due settimane, anche tre. Quindi sarà un appuntamento che quando capiterà, diciamo, ci vedremo un film assieme e poi ne parleremo, sviluppando quindi questa video recensione. Però, bando alle ciance, arriviamo al sodo. Cioè, un film che comunque a me è piaciuto con delle riserve, invece A me anche è piaciuto, diciamo che è piaciuto più del predecessore, che è strano. a me invece, diciamo, è il parere contrario, però comunque ci può stare. Diciamo, l'unico difetto che ho trovato è un po' non tanto nella regia, che secondo me Solima si era preparato abbastanza bene. Questo è l'ingresso proprio che fa in pompa magna in America. C'è tanta carne sul fuoco, mi è piaciuto, mi sono piaciute le sparatorie, poi pure te ne abbiamo già parlato, quindi. Però un po' diciamo, la sceneggiatura, secondo me, un po' la storia, ecco, la ciccia, la sostanza, e mi è dispiaciuta sta cosa a me. Perché poi tu lo sai, cioè chi è che la scrive sta cosa, diciamolo, perché è un po' importante, quindi. Sì, diciamo l'autore è Taylor Sheridan, quindi uno si aspetterebbe qualcosa di più. Però a me la sua semplicità è piaciuta. Diciamo che anche Sicario era abbastanza semplice, però metteva in scena diversi personaggi, c'erano più personaggi che sembravano più approfonditi, però in fin dei conti poi a conti fatti non portavano da nessuna parte. Quindi a me sta cosa un po' mi aveva disturbato, perché poi alla fine il film si concentrava più su Benicio del Toro e ci dimenticavamo tutti gli altri comprimari verso la fine. Quindi non capivo dove voleva andare a parare. Invece in Soldato ci stanno solo due personaggi, cioè Josh Brolin e Benicio del Toro. Il film va spedito, anche se ha dei tempi molto lenti. Quindi l'ho trovato meno dispersivo, sì, più vuoto, più essenziale, però secondo me è stato proprio una scelta più che un problema del film. Però posso capire, insomma, le tue riserve. Sì, vabbè, per dire, a me è piaciuto comunque il rapporto tra Josh Brolin e Benicione, questa cosa che poi c'è sempre, no, nei film d'azione, questo rapporto molto virile, no? Eh sì, diciamo virile. Io vedo, qualcuno potrebbe dire, vabbè, dai, un po' gay, invece no, è proprio, capito, nel senso, è proprio il film d'azione che è così, capito? Cioè, nel senso, questi rapporti così energici, forti, capito, con questi uomini disillusi che però comunque rimangono nelle parti, cioè, beh, la storia mi è piaciuta. Poi Benicio c'ha tutta una storia alle spalle che abbiamo già visto in Sicario. Lui continua questa sua guerra, questa sua battaglia. È molto figa questa cosa. Ci stanno anche i personaggi secondari, secondo me. Qualcuno vale la pena analizzarlo, qualcun altro no. Dita, la storia della ragazzina a me mi ha fatto un po' schifar cazzo, però vabbè, pazienza. La storia del ragazzino invece l'ho trovata interessante. E quella è la cosa. Potevano essere strutturate un po' meglio delle cose, però alla fine, cioè, se lascia guardare, cioè, nel senso, secondo me gliel'hanno dato in mano perché è un capitolo di transazione che poi ci porterà, penso, a un terzo che sarà una bomba. Speriamo che continui a dirigerlo lui, perché essendo noi italiani, in senso, cioè, questa recensione va a finire un po' troppo filo salviniana, quindi la cancelleremo subito malamente. Però quello che voglio dire è che, cioè, sono contento che a Solima gli è stata data questa possibilità principalmente, quindi. È andata a buon fine, penso, quindi questo, cioè, non so a te poi alla fine. Sì, dai, Solima se lo meritava perché comunque c'ha un sacco di film all'attivo, tutti bei prodotti. Io c'avevo paura che col tempo si chiudesse un po' in quel tipo di prodotto che era romanzo criminale, suburra, insomma, queste cose della criminalità nostrana un po' fatte con lo stampino, perché comunque cominciava ad esserci un'estetica che più che una caratteristica particolare viene usata oggi nei prodotti italiani di quel tipo come appunto uno stampino. E mi dispiaceva che lui potesse rimanere incastrato in questa cosa. Invece già in Soldato mi sono dovuto ricredere perché c'è un'ottima regia e già l'estetica un pochettino si discosta, sempre fredda, lineare, però secondo me è un ottimo film di genere, quindi speriamo che ci sia un altro capitolo, ma io ne dubito perché il film penso sia andato non benissimo. Le recensioni sono
sono state molto negative. Vabbè, comunque Samuele, questo, cioè, parliamo chiaramente. Se il primo era da 8,5, questo qua sta sul 7, ma per dei problemi che, cioè, sono evidenti, capito? Cioè, le persone. È normale che, cioè, vedono il sequel di Sicario, partono a bomba, no? Pure io ero partito a bomba. Infatti, tu hai detto giustamente per telefono: sì, però andiamoci con i piedi di piombo. Hai fatto così, hai fatto. E io invece, un po' stronzo, ho detto: ma che cazzo stai dicendo? Andiamo qua, spacchiamo tutti. Gli italiani vanno a Hollywood, facciamo che cazzo duro, cazzo grosso, bam, sfondiamo tutto. Invece, no, alla fine poi ti rendi conto che c'è anche dei limiti tuoi, perché comunque c'è una sceneggiatura che poteva essere più approfondita. La figura della ragazzina che magari gli potevi dare più spazio. Per dite, la ragazzina si presenta bene, cioè una donna, una bambina di menare, cioè che graffia, urla, bestemmia, dice troia a un'altra ragazzina, quindi cioè, nel senso va bene, però poi insomma, il film, come direbbe Guzzanti nella parte dei Ghezzi, un po' arranca come il campionato dell'S Roma, arranca un pochino, però vabbè, pazienza, cioè, non è un problema. Io ci spero nel terzo, però ecco, è fine. Io quello che dovevo dirlo, quindi no, è giusto, è fine. Possiamo anche dire che ci vediamo la prossima volta, secondo me. Sì, ci vediamo la prossima volta. Abbiamo iniziato con questo film perché era appena uscito, quindi l'abbiamo visto e abbiamo deciso di iniziare con questo. Le prossime volte magari capiteranno film di genere completamente diverso, oppure qualche volta potremo parlare anche di film passati, anche se solitamente le persone sono più propense a vedere le cose nuove, quindi vedremo. Saranno delle piccole recensioni, già abbiamo sforato perché penso che abbiamo registrato 8 minuti, quindi esatto, basta. Cazzo, io ho bisogno di 8 minuti di video, dai, io devo andare al lavoro, dai, Samuele, io devo andare al lavoro, tu pure, dai, quindi ciao, ci vediamo, è stato bello, un bacione, ciao Kiki, ciao.